Poco lontano dal centro di Sestino, nella pura campagna che incornicia la montagna, in Toscana, ma che guarda le Marche, c'è Ranco Spinoso, un'oasi di pace immersa nella natura, attrezzata per picnic anche al coperto ed escursioni tra la fauna autoctona. Un'esperienza resa ancora più confortevole al chiosco gestito dalla pasticceria dei fratelli Filippelli di Sestino. Non è difficile credere in questo posto, perché venendo qui ci si trova a stretto contatto con la natura e si rifà pace con il mondo, veramente. È un posto bellissimo che domina un po' tutta la vallata sottostante e quindi non vedo perché non sfidare un attimo la difficoltà della distanza e provare ad aprire un'attività anche per allargare un attimo i nostri orizzonti, visto che noi già abbiamo un'attività e produciamo pane, dolci, siamo la pasticceria Filippelli e quindi abbiamo azzardato anche con questo piccolo chiosco e proprio qui potete trovare il ristoro, vabbè, di una bibita fresca come di un gelato, ma anche tutti i nostri dolci su richiesta, un pranzo veloce con piadine e panini, niente di particolare, ma nello stesso tempo per tutti coloro che vogliono magari festeggiare un piccolo evento, un compleanno, ci organizziamo e ci adoperiamo anche per queste cose. Con i nostri dolci, con tutte le nostre preparazioni, i nostri prodotti, che sono una gamma abbastanza vasta, ecco. Si può arrivare da Sestino orientandosi verso Borgo Pace e viceversa. E in cima a un piccolo valico si trova questa bellezza. Ogni domenica, ogni festivo. E su prenotazione, naturalmente, per tutta l'estate. Natura incontaminata, aria attrezzata, wifi, golosità, aria frizzante, pace. Tutto questo nel parco faunistico del Ranco Spinoso a Sestino. La pausa perfetta dalla quotidianità. Ranco Spinoso è una struttura della regione toscana, gestita in passato dalla comunità montana, attualmente dall'Unione dei Comuni, e è data in gestione al comune di Sestino. Il comune di Sestino l'ha data in gestione all'associazione Amo Sestino per motivi di personale e quindi diciamo serve il volontariato, perché per mantenere le strutture, il verde, tutto quanto serve la mano d'opera. Qui innanzitutto vengono tante persone dalle Marche, dalla Romagna, dalla Toscana, e soprattutto vengono anche tante scuole, anche bambini dell'asilo, e quindi è conosciuto da tanti anni. E diciamo che è un posto, diciamo, differente forse dagli altri, perché qui è la natura che la fa da padrone e quindi non ci sono, diciamo, grossi divertimenti, però c'è la natura a disposizione, c'è la tranquillità, cosa che al giorno d'oggi forse è una delle cose più ricercate, diciamo. Dentro il parco andiamo a visitare, ci sono dei sentieri precisi, dei passaggi ben precisi, abbiamo due altane, punti avvistamento animali. Nella prima abbiamo daini e mufloni, quota 1000 metri, al ritorno ci si ferma e si va a visitare il Parco dei Cervi. E si fa con le scuole, con i bambini, lo può fare anche, facciamo anche con l'escursione anche con i bambini dell'asilo, quindi è un percorso adatto a tutte le persone, a tutte le età. La giornata di ognuno inizia la mattina alle 8, arrivano qui, c'è un bigliettino da pagare all'ingresso, alle 16 si va in visita guidata all'interno del parco, dura all'incirca 2 ore, siamo di ritorno alle 6 e si è visitato gli animali hanno un loro nome, vengono chiamati da me con il nome, con l'aiuto del pubblico, stando in silenzio, riusciamo a vederli, i cervi addirittura accarezzarli con le mani. All'incirca abbiamo su un centinaio di animali, compreso cervi, daini e mufloni, tutti quanti.